Un'altra grande ristrutturazione, insomma, per adesso voluta dalla provincia, poi insomma vedremo che cosa accadrà anche da un punto di vista proprio tecnico dopo insomma questa benedetta riforma, ecco, delle province. Ma politica a parte, che cosa accadrà in questo importante istituto superiore del nostro territorio? Ma in generale accadrà che noi lavoreremo fino all'ultimo giorno che saremo qui al 100%, e nello specifico stamani abbiamo presentato un intervento molto atteso, un intervento di riqualificazione per 600.000 euro di una parte importante del Palazzo della Badia, sede attuale dell'Istituto Buonarroti, che consisterà nella, come dire, in un intervento che consentirà di rendere nuovamente agibili le 6 aule che da alcuni anni non erano agibili, anche se sicure, insomma non erano agibili tecnicamente, però non è che vi era un pericolo di crollo o altro, per effetto della realizzazione del parcheggio interrato sottostante, insomma. E quindi con questo intervento noi iniziamo un'opera di riqualificazione, un progetto molto ambizioso del valore di oltre 3 milioni di euro, di quello che consideriamo probabilmente il palazzo sede di una scuola secondaria più importante nella città di Arezzo. Lo facciamo con risorse esclusivamente della provincia, che abbiamo reperito nell'ultimo bilancio con l'assestamento di bilancio grazie all'impegno della ragioneria, e sostanzialmente onoriamo un impegno che ci eravamo presi con l'opinione pubblica, con gli studenti, con i genitori e con la città a settembre, quando erano emerse anche polemiche rispetto a, come dire, alla disponibilità degli spazi, eccetera. Ecco, un'eredità che comunque chiunque la acquisisca, l'ipotesi è quella dei comuni, sono però tutti progetti già finanziati, cioè questo è importante. Sì, questi progetti sono, non solo sono finanziati, ma noi siamo convinti che saranno messi in gara prima della fine della legislatura, quindi saremo noi a gestire le gare e a affidare i lavori, perché credo che avremo tempo fino alla fine di maggio, insomma, ancora per lavorare. Il problema verrà dopo, perché onestamente, leggendo il decreto Delrio, sembra di capire, qualora venga convertito così com'è, che l'edilizia scolastica passerà ai comuni. E noi passeremo in provincia di Arezzo, abbiamo fatto una stima, da un centro di costo attuale che gestisce tutte le scuole secondarie a 13 centri di costo. E per fare un esempio, il comune di Arezzo erediterà qualcosa come 22 edifici scolastici per oltre 8.000 studenti in più, e probabilmente anche circa 16 milioni di euro di mutui, di ammortamenti di mutui arretrati, che sono gli investimenti realizzati dalla provincia sulle scuole aretine. È accaduta una cosa analoga, accadrà su tutti gli altri comuni. San Giovanni Valdarno, 5 edifici scolastici, erediterà e oltre 4 milioni di euro. Insomma, non so se sarà una riforma con la quale sull'edilizia scolastica veramente si risparmierà qualcosa.